Buongiorno e benvenuti al mio canale. Oggi vi mostro un altro strumento per creare della musica con l'intelligenza artificiale. Lo strumento si chiama Boomy, che potremmo tradurre come rimbombante. Per creare musica bisogna creare anzitutto un account, quindi andare su Sign Up e creare un account. Prima però vediamo i prezzi, si va su Pricing. Allora, c'è la possibilità di usarlo gratuitamente, vedete, 0 dollari l'anno. E con questa opzione si possono creare e editare canzoni, si possono salvare fino a 25 canzoni e si può pubblicare si può fare una sola pubblicazione e con questa pubblicazione si possono pubblicare fino a 3 canzoni. Però non è previsto il download e non si è previsto neppure l'uso commerciale. Chiaramente il fatto che non ci sia il download può essere risolto con una registrazione della musica nel momento in cui si riproduce. Poi ci sono altre opzioni, quella Creators, 9,99 dollari al mese, e quella Pro 29,99 dollari al mese. Per iniziare si va su Sign Up qui e si crea un account con un'email e una password, oppure ci si può loggare con Apple, con le credenziali di Apple, di Google o di Facebook. Se si crea un account ci verrà inviata una email con un link per la verifica del nostro account. Io questa operazione l'ho già fatta, questo è il mio account e nel momento in cui uno è registrato può andare su Create Your Song per iniziare a creare la nostra musica. Questo lo faccio tutto con un account gratuito, senza pagare niente, senza dare i dati della carta di credito. Quindi va su Create Your Song e qui ci sono tutte le opzioni, tutti gli stili: danza elettronica, rap, beats, lo-fi, global groove. E qui naturalmente vedete c'è preview, si può ascoltare un po' lo stile. Questo è lo stile electronic dance, quest'altro stile. Vedete con dei suoni che riportano a dei suoni ambientali, global groove. C'è anche l'opzione custom, cioè per creare la nostra musica senza limiti e per personalizzare stile e la composizione. Proviamo questa opzione, diciamo, andiamo su preview. Proviamo con custom, si clicca sopra e qui adesso si seleziona lo stile, come vedete. Qui ci sono tutti i vari stili che si possono riprodurre. Proviamo lo stile R&B, quindi seleziona lo stile magari R&B e qui si selezionano gli strumenti. Qui c'è l'opzione tutti strumenti oppure si può selezionare soltanto alcuni. Lasciamo tutti strumenti per avere una musicalità più ricca. Le percussioni, lasciamo anche tutte le percussioni. E il missaggio, questo qua naturalmente non sono a conoscenza delle differenze per questi tipi di messaggio. Il tempo, come vedete, questo sarebbe il tempo, questo non mi ricordo come si chiama, BPM o BMP, non mi ricordo esattamente. Comunque questo è 90 battute, quindi qui ci sono tutte le altre opzioni che possono essere modificate e si va su Create Song per appunto creare la nostra canzone. E adesso la sta creando. Ecco la canzone. Si mette in pausa, possiamo andare su Try Again per, se non ci piace, vogliamo appunto creare una nuova canzone. Andiamo pure su Try Again per creare una nuova canzone. Dobbiamo aspettare chiaramente 5 secondi. Qui possiamo modificare, ovviamente, cioè, o meglio, modificare, dare un nome alla canzone, chiamiamola canzone folle. Ci mette il nome dell'autore, anche se è sempre l'intelligenza artificiale averlo creato. Qui si possono inserire i tag, ma lasciamo perdere. Andiamo su Save Change. A questo punto si può andare sul Next oppure si può aggiungere il vocale.
aggiungere un vocale, bisogna aggiungere un vocale, si può aggiungere varie vocali direttamente sul momento, vale a dire registrando con il microfono, oppure aggiungendo un vocale di un file già predisposto, però deve essere in formato WAV, cioè su Add Vocal, ecco qua, e qui si può registrare la nostra voce sulla canzone, oppure, vedete qui c'è Audio File. Hai ancora 31 minuti di audio file possibile, quindi si va su Upload Audio File in Wave, ho questo file qua in Wave, vediamo un po' che succede, andiamo su Apri, questo è il file Wave che adesso lo posso anche riprodurre. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, è una poesia. A questo punto io vado su Continua per aggiungere questo vocale alla canzone, alla base musicale, lo sta caricando e adesso sta mixando il vocale con la parte musicale appunto creata con l'intelligenza artificiale. Avete sentito più o meno? È stato aggiunto in stile rap il vocale di un parlato che ho caricato, proprio in stile rap o forse hip hop, non lo so. Ora chiaramente si può salvare il tutto oppure rigettare l'audio vocale se non ci piace la soluzione. Ma salviamolo, si va su Save, è stata salvata. Canzone folle, come vedete, si chiama BPM. Adesso mi dico sono le battute, no, 90 di battute. I tag sono R&B e rap. Possiamo andare su Library per visualizzare la nostra canzone, possiamo chiaramente modificarla andando qua sulla matita, ecco la nostra canzone, che possiamo riprodurre cliccando qui. Se io vado per esempio però su Download, cosa succede? Succede questo. Ecco qua, per scaricare la canzone in MP3, in Wave o in altri sistemi bisogna fare un upgrade, cioè registrarsi con un account a pagamento. Chiaramente però si può riprodurre la canzone e registrarla con un programma, uno dei tantissimi programmi a disposizione per registrare le canzoni. Anche se poi dal punto di vista della commercializzazione che provochi reddito, chiaramente non può essere fatto, ma questo insomma è un problema che esula dal mio tutorial. E questo è tutto per Boomi, che è un servizio secondo me interessante. Magari la prossima volta vedremo un altro servizio per creare canzoni con l'intelligenza artificiale. Alla prossima!